Ciao a tutti, come promesso, eccovi un video di creazioni. Per prima cosa vi faccio vedere le creazioni recenti. Ho realizzato qualche sera fa questo anello incastonando un rivoli da 14 mm con il peyote. Ho realizzato due coroncine, chiamiamole così, la prima con gli Swarovski da 3 mm, sono 18 Swarovski da 3 mm bianchi e dietro, subito la fila dietro, ci sono 9 Swarovski da 4 mm marroni. Metto qua così si nota, oltretutto le due file. E poi vabbè, ho realizzato la fascetta per inserirlo poi nel dito. È un anello che mi è piaciuto, è il primo che realizzo con il peyote ed un rivoli e niente, quindi volevo mostrarvelo. Non soddisfatta di questa creazione, ieri sera, per sfuggire da mille pensieri, ho realizzato un ciondolo. Un ciondolo che è questo qua, che si assemblea bene appunto con l'anello, un ciondolo che richiama i colori dell'anello, stesso rivoli da 14 mm incastonato, invece di fare due coroncine ho fatto una sola coroncina, provo a avvicinarlo, alternando uno Swarovski da 3 mm e uno Swarovski da 4 mm. Avevo già in casa questo ring, questo anello di Swarovski dello stesso colore del Rivoli e non sapevo cosa farne e ieri sera mi sono illuminata e niente, quindi ho realizzato una fascia che univa l'anello e una fascia che univa al collarino, un collarino non troppo lungo, in organza, corto perché a parer mio si deve notare il ciondolo, il bello è questo. E niente, poi ho rifinito il tutto con, diciamo, queste quattro codine, toh, chiamiamole così, alternando sempre uno Swarovski da 4 con uno Swarovski da 6 bianco. Diciamo, il risultato a me piace, insomma, soddisfacente. L'ho mostrato a delle amiche quest'oggi, tutto quest'oggi al lavoro e fuori dal lavoro e insomma, sembra che a tutte piaccia. E poi sta proprio benissimo con l'anello. Niente, fatemi sapere i vostri commenti, se vi piace, consigli e quant'altro. Nel mentre vi faccio vedere anche delle realizzazioni fatte in passato. Allora, diciamo che parto col dire che ho iniziato il mio hobby con le perline realizzando bracciali, collane, tutto quello che si possa immaginare con gli Swarovski. Quindi ho fatto tot lavori e niente, inizio con un bracciale davvero importante, eseguito con varie dimensioni di Swarovski da 4, da 6 mm e varie dimensioni di perle, anche lì da 10, da 8, da 4 mm, perle Swarovski color crema. Anche questo uno schema che ho trovato su internet, non è assolutamente mia fantasia. Un bracciale davvero importante, come potete vedere addosso si nota. Un bracciale che ho creato per me e rimarrà per me, nel senso che non l'ho neanche mai mostrato in fiere, mercatini, quindi è solo mio. Poi un altro anello volevo farvi vedere, un anello anche questo importante, molto bello e molto luminoso. Poi vabbè, chi lavora di Swarovski sa che le telecamere non rendono giustizia. Un anello è un rettangolo realizzato con Swarovski da 4 mm, sempre Crystal AB. Ho realizzato questo rettangolo col buco in mezzo, lavorando un sotto, un lato e un sopra e facendo una fascetta con la contria in argento. A me piacciono anelli importanti, comunque cose vistose, sempre di buon gusto, non troppo volgari, però insomma cose che si notano. Ed infine vi mostro un altro anello, questo qua veramente l'ho realizzato parecchio parecchio tempo fa ed è una palla fatta con le gocce, anche questo è uno schema che si trova tranquillamente su internet. Vabbè, io
l'ho realizzato in un corso in un negozio di una mia amica nel mio paese. Niente, ho fatto solo questo, non ne ho realizzati più, semplicemente perché ho perso lo schema e non lo trovavo. So che su internet c'è, ma non ho mai avuto l'occasione di rifarlo, perché diciamo che nei mercatini non posso proporlo, perché le gocce costano troppo e quindi il costo dell'anello verrebbe davvero elevato, e quindi non preferisco realizzarlo su richiesta. Niente, queste vabbè sono le mie creazioni create recentemente e non recentemente, si dice così, vabbè, facciamocelo andar bene. Niente, le mie preferite comunque, vabbè, più che altro perché le ho fatte recentemente, ho avuto più soddisfazione, visto che è una tecnica che sto imparando, sono appunto queste due. Niente, aspetto vostri consigli, critiche, piuttosto che apprezzamenti, e niente, spero che vi siano piaciute e comunque al più presto pubblicherò nuovi video. Grazie a tutte e alla prossima, ciao!